cambiamenti. Mi chiedi di parlare di cambiamenti. Cambiamenti in atto e anche cambiamenti che abbiamo subito e che abbiamo tutti vissuto. Certo che sì. Siamo tutti portati e forzati ad uscire dai nostri ruoli canonici. Sono cresciuto in un momento e ho preso i rudimenti della professione rispettando dei canoni. Cosa doveva fare un progettista, un designer? Il suo ruolo era ben identificato e codificato. Adesso siamo tutti un po' degli spostati. Dobbiamo occuparci di tutto, dobbiamo occuparci di cose che prima non rientravano nel nostro mansionario e soprattutto dobbiamo esercitare quasi un ruolo eroico, perché questo momento qua richiede uno sforzo supplettivo, richiede di fare di più, di fare altro, di combattere in prima linea, laddove le aziende, per esempio, che sono organizzate ancora in maniera tradizionale, non riescono a rispondere. E da qua nascono tutti gli stimoli, anche i ruoli che andiamo a esercitare. Ormai uno studio design si occupa di fotografia, di grafica, si occupa lui stesso di fare i brief per le aziende, fa ricerche sui materiali, addirittura fa delle ricerche su tipologie, oppure propone a certe aziende di aprire dei rami nuovi. Noi siamo uno stimolo incredibile, siamo una spina nel fianco positiva che apre strade nuove, e questo per me è una sorta di ruolo eroico che tutto sommato si configura bene all'interno di un percorso creativo e progettuale di un designer. Io vorrei sempre che ci fosse la possibilità di raccontare di scuole nazionali o territoriali, perché la diversità è una grande ricchezza, ma è una diversità nei fatti, e quindi è un coro polifonico che, come tutti i cori polifonici, fa della molteplicità dei suoni, dei toni, la sua ricchezza. Se io penso per esempio al design olandese, il design olandese è quella cosa lì, cioè il pizzo, perché è da circa 600 anni che fanno il pizzo. Quindi non è cambiato nulla, se vuoi, è la loro impronta, gira che ti rigira, e poi un designer olandese probabilmente avrà a che fare con il pizzo. E questo per me è una bellissima storia. Se io vedo dei designer barcellonesi o spagnoli, ma soprattutto della Catalogna, ma lui vedi sempre Gaudí che vive, vedi sempre un Art Nouveau in salsa barcellonese che esce, anche se cerchi di trattenerla, certi designer, la loro impostazione è quella. C'è stato un periodo della scuola inglese, dicevo prima, c'è stato un periodo della scuola spagnola, sicuramente il design nordico è imperversato negli anni 50 e 60, a volte ritorna, e poi c'è il design italiano, che è un coacervo di tutto questo, che è accogliente, non è uno stile, sa integrare i vari percorsi, però io credo che la distinzione sia una ricchezza, perché quando io so precisamente chi sei tu, allora io mi posso rapportare con te senza mistificare ruoli, senza fare dei melting pot inutili che non fanno altro che confondere invece le identità, che sono una bella cosa. Il Salone del Mobile di Milano. Sto percorrendo le vie della città da due giorni in Vespa. Mi lascio sfiorare dall'emozione, dal sentimento, dalla passione che vedo, e che vedo scorrere sulle strade, che vedo. Mi espongo a questo vento di grande, come si può dire, veramente di grande passione, di grande emozione, che è sprigionata dai luoghi che vedo, dai negozi che cambiano la loro natura, dai tanti ragazzi che vengono da tante parti del mondo investendo tempo, denaro, risorse, speranze, cercando di proporsi, cercando di raccontare il loro percorso. È una cosa fuori controllo, totalmente anarchica, assolutamente non governabile. Il Salone del Mobile è l'evento importante in fiera. Ho visto tantissime persone oggi, sono molto felice, ho visto anche una grande qualità negli stand, ma è soprattutto quello che avviene a livello globale. È qualcosa che è irripetibile, totalmente fuori da ogni governo, quindi una sorta di anarchia tremenda che investe Milano. E quindi è un punto centrale, credo mondiale, ma e dico mondiale avendo ben cognizione della parola, che pone questa città al centro dei processi creativi in maniera mirabile e credo inconfondibile.